Eccoci un'altra volta sulla panchina del Mizio. Questa volta faremo un primo piatto che a noi livornesi ci piace assai, molto assai. Niente fa cazzotti per mangiarlo, e non solo per quello, fra le altre cose. E faremo la spaghettino sul riccio. Questi l'ho preso io con mio zio, bel Santignano. Mi hanno detto che bisognerebbe farne 50 a testa di 7 cm di diametro. Faccio vedere come si aprono. Qui c'è anche l'apririccio per la gente che non riesce. Con l'apriricci, attenzione, si va a mare. Dovete tenerlo, dovete metterlo un po' più basso, se no gli levate tutta la parte buona. Ecco così. E là. E là. Faccio bene le forbici come a miei tempi. E zac. Vedete? Sciacquate con acqua di mare, mi raccomando, che non perda il gusto. Se ho sciacquato l'acqua normale deve fare un cabai. Ne levate la merdina, prendete l'arancione, che è la parte commestibile, e via, lo mettete in un recipientino e via per tutti, per l'altro, via. Se non avete l'apriricci come signori, come il mio zio, che è un signore, prendete, ne mettete la forbicina, incidete su dove c'è la bocchina il riccio, vedete qui, zza, poi ne andate laterale, tutto laterale alla corona, eccolo lì, è fatto uguale, come l'apriricci, c'è bisogno di averci l'apriricci, chi è bravo fa sapà tutto e chi non è bravo impara. Allora, si è detto spaghettina al riccio, ho fatto vedere come si aprono, che ricci per 4 persone dovrebbero essere un centinaio di ricci per farci tutta questa rovina lì, per fare una bella cucina, bella saporita, bella speciale. Ci vuole spaghettini, ci vuole un paio di spicchiotti di aglio, del peperoncino, l'olio di Vellobono naturalmente, come al solito, e il prezzemolo. Allora, facciamo subito il battuto d'aglio, perché qui cala il sole e escono fuori piragna. Vediamo l'anima, questo ci hanno un po', anche abbastanza grossolano, non importa che sia fine. Poi dovremo mettere circa 5-6 cucchiai d'olio, un paio di peperoncini che fanno buono anche questi, e mettiamoli sul fuoco. Sta soffriggendo, abbassiamo leggermente perché sennò vi si brucia il soffritto. È brutta assai da sentirsi, a vedessi. Prendete metà dei ricci che avete pulito, no? Metà così con tutto il ciprodino. Si buttano gli spaghetti come al solito interi, le lasciate che vadano giù da soli, mi raccomando. Nel frattempo mescolate a modino il riccio con tutto il suo olio a bassa temperatura, a basso fuoco, mi raccomando, non lo lasciate andare perché sennò diventa tutto nero. Buttate giù gli spaghetti e le farete bollire, mi raccomando, anche gli spaghetti dovranno essere tirati su, ve l'ho già spiegato l'altra volta, un paio di minuti prima, per poter saltarli dentro questa cremina che si sta già formando, come vedete. Ecco, il riccio si deve sfare tutto, questa parte di riccio, per cremare, per crematizzare lo spaghetto. Poi questo è semplice, senza sale, un pochino di sale solo nella pasta, mi raccomando. Se fate ricci come ho fatto io, che le pulite in mare, le sciacquate, non salatele, perché sennò vi sembra di mangiare salini di Volterra invece che la pasta sul riccio. E gli spaghetti stanno finendo la cottura, io prenderei un pochino d'acqua di cottura, vedete, e l'aggiungerei al nostro sughettino. Tiriamo sugli spaghetti, facciamo un attimo, alziamo la temperatura, anzi ora poi lo sposterò perché qui ho la fiamma più alta, dovete capire, siamo in barca, non siamo mai allo Sheraton, Porta via le mani, meno male ho le mani d'amianto ultimamente, non sento più una sega. Ecco, abbiamo buttato lo spaghetto, ora lo dovremo cuocere insieme a questo sughettino per circa il tempo che finisca la cottura. Allora, come ho detto, dobbiamo saltare la nostra pasta che amalgami, fate ritirare bene tutta l'acquetta che abbiamo messo prima, ci aggiungete l'altra metà di riccio che avete, anzi, prima di tutto bisogna spengere, aggiungete
gli altri ricci, una bella manata di prezzemolo, per non pigliarla voi la mettetevi, e poi un altro filo d'olio a crudo e li diamo Dio sì a fare proprio un bel movimento. Mi raccomando, fuori dal fuoco sempre, perché questa deve finire di amalgamarsi senza cucinare, deve prendere solo il calore per far sciogliere quel poco di riccio che è rimasto. E ora la metteremo buon odorino, te. Eccoci, come vedete il riccio fa come il pomodoro, lo vedete? Mi ha colorato tutta la pasta, perché questo è il riccio nostrano, non è quello congelato. Chi vuole se la può fare anche con quello congelato. Io vi saluto con questo piattino delicatessens e con il tramonto di questo bellissimo sole, la giornata sta per finire e inizia la notte, e con lei anche il cibo. Arrivederci alla prossima. Forza Livorno! Andiamo, mangiamo e se no andiamo.